Queste sono le Ultra Boost Light, ma il concetto di leggero è assolutamente relativo. Rappresentano una scarpa che può essere utilizzata da tutti i podistamatori, soprattutto quelli reduci da un infortunio e che cercassero un appoggio davvero interessante sul tallone, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. È una scarpa che nella taglia US 9 pesa 297 grammi, 50 grammi in meno rispetto al modello tra virgolette standard, 262 nella taglia femminile, Drop 10, 32 mm nel tallone e 22 mm nell'avampiede. La scarpa è assolutamente a barchetta e si piega in maniera molto precisa solamente nell'avampiede, cosa che paradossalmente potrebbe essere un vantaggio competitivo, anche se la sensazione iniziale è che la quantità di gomma nell'avampiede stesso sia comunque abbastanza limitata. Questa scarpa è stata utilizzata da Davide su due modelli, poi gli chiederò come mai ne ha comprato il secondo. 600 km nel primo modello, 150 sul secondo, e queste comunque sono le sue impressioni partendo dalla tomaia, che secondo me è assolutamente eccezionale in prime meet, e sentiamo cosa ci ha raccontato. La tomaia di questa Ultra Boost, diciamo che è tanto traspirante, con tanti forellini sopra nella parte davanti, mi ha permesso di tenere il piede molto all'asciutto senza sudare troppo. Mi è piaciuto tanto anche la zona dietro del tallone, che è molto flessibile e ti permette di far riposare il tendine d'Achille, soprattutto chi ha qualche problemino. A livello di allacciatura non un granché, sinceramente, perché con questa zona molto plasticosa non ti permette di tirare tanto i lacci, e quando tiri troppo la parte in plastica dà fastidio un po' ai nervetti del piede, quindi gli darei come voto un 6 perché non mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuta invece tanto la linguetta unica attaccata a tutta la tomaia, quella sì, ti tiene il piede molto, molto stabile. A livello di numero io consiglierei un numero, mezzo numero in meno rispetto al vostro numero standard, perché è una scarpa tanto larga, soprattutto sia davanti che nel salottino posteriore del tallone, quindi consiglierei mezzo numero in meno per avere una scarpa un po' più stabile, senza avere il piede che va di qua e di là. Io soprattutto in discesa questa scarpa, che era mezzo numero in più, sentivo poi il piede che andava tutto davanti e mi dava un po' fastidio, quindi avrei preso sicuramente mezzo numero in meno. Uno degli aspetti molto interessanti di questa scarpa è che l'intersuola utilizza il Boost Light, che è sicuramente più leggero del 30% rispetto al modello precedente. L'azienda tedesca indica che inoltre ha il 4% di reattività in più. La cosa comunque super interessante è legata al fatto che la quantità di gomma nel tallone è importantissima, mentre quella nell'avampiede è assolutamente limitata. A livello di intersuola questo Ultra Boost non mi ha fatto impazzire, anche perché è un Ultra Boost alleggerito, infatti è l'Ultra Boost Light. Sembra tanto molle, ma in realtà è abbastanza duretto, soprattutto nella parte davanti, che è tanto plasticosa, e dopo mezz'ora sull'asfalto sentivo un po' il piede dare un po' qualche fastidio, quindi diciamo che non è un granché rispetto a tutte le altre Boost. Secondo me hanno fatto un salto indietro, però comunque la scarpa abbastanza la consiglierei, diciamo, per chi è un tallonatore, perché c'è la parte dietro abbastanza spessa e, diciamo, soffice, anche se non è un granché molle. Correndo in discesa, sì, diciamo che la parte del tallone, sia che è molto larga, c'è un bel salottino ed è molto flessibile la linguetta dietro, è molto comoda da quel punto di vista lì. Non la consiglierei per uno che corre come me di avampiede, diciamo che davanti è tanto dura e sull'asfalto soprattutto non è un granché. A livello di design poi è interessante sapere che il battistrada utilizza la solita, tra virgolette, suola Continental, ma soprattutto quello che si chiama LEP, Linear Energy Push, che rappresenta una sorta di piastra in plastica che parte dal mesopiede e si estende fino all'avampiede, che consente di fatto di proiettarvi in avanti in maniera molto veloce, ma questa cosa rende la scarpa leggermente più rigida, e quindi se appoggiate di avampiede avrete delle sensazioni di scarpa leggermente più dura rispetto alla media del mercato, però questo dipende anche dal vostro appoggio. A livello di battistrada mi sono trovato abbastanza bene, comunque è un bel grip, perché comunque
tanto plasticoso, però tiene tanto, nonostante tanti chilometri che ci ho fatto, comunque è ancora abbastanza nuovo. Tiene bene l'asfalto, anche sul bagnato non ho avuto problemi di trazione, un bel grip comunque. Ho comprati due modelli perché il primo comunque all'inizio sembrava tanto ammortizzata, però poi alla fine in effetti quando ho fatto più chilometri sull'asfalto non era un granché. Mentre il secondo l'ho comprato perché mi era venuta un problema di borsite sul tendine d'Achille, quindi questa scarpa, essendo tanto spaziosa dietro, mi ha permesso di rilassare un po' di più il tendine. La consiglierei a degli atleti, diciamo, con appoggio neutro, però anche per pronatori leggeri, perché comunque è tanto rigida la scarpa, quindi tiene secondo me abbastanza la pronazione. E come detto prima, la consiglierei a chi è tanto tallonatore e a chi non fa, diciamo, grandi ritmi nei lenti. Comunque è una scarpa che spinge ma non tantissimo, quindi per pronatori leggeri e tallonatori, ecco. A livello di distanze mi sono trovato abbastanza bene, sia dalle corse più corte a quelle più lunghe. Anche queste comunque starei, non le userei di certo per fare un lungo, quindi passerei magari con le Boston ad esempio, però per i lenti giornalieri come daily trainer la consiglierei. A livello di ritmi su asfalto, sì, l'ho portata magari sui 4-4-10, però diciamo sotto i 4 non ci andrei, quindi starei sui 4-30 anche con questa. Spinge ma non è così tanto reattiva, diciamo. I difetti di questa scarpa secondo me sono la poca schiuma davanti, che non rende molto morbida la scarpa, e questo pezzo plasticoso nella zona della allacciatura che, se stringi troppo, ti dà un po' fastidio. Per il resto questi, diciamo, sono i due difetti principali. La durata di questa scarpa secondo me è molto più alta rispetto a tutte le altre scarpe, perché comunque, essendo un'intersuola un po' duretta con la suola tanto plasticosa, secondo me sui 900 km, 850 la porterei senza nessun problema. Il primo modello ne ho fatti all'incirca 600-650, e comunque la suola era quasi come nuova e l'intersuola invece non si era consumata per niente, non si era né ribassata né c'erano segni di usura, quindi comunque buona. Tra l'altro sarebbe davvero stabile se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. A livello di stabilità molto bene, perché è abbastanza rigida, tiene molto bene l'asfalto, e anche per chi prona leggermente è comunque abbastanza rigidina. E la cosa bella secondo me è che si può estrarre la soletta, perché è molto sottile, e per chi magari ha dei plantari antiprono può andare molto bene come scarpa, e anche perché è bella spaziosa all'interno, quindi ci stanno senza problemi. Nei prossimi giorni farò il confronto con le nuove Supernova Rise, che sono uscite da poco, e vediamo qual è la, diciamo, la daily trainer in casa Adidas, qual è la migliore tra le due. Scrivetemi qua sotto quali altri video vorreste vedere, se sempre in casa Adidas o di altre marche, e un saluto, alla prossima!